Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Ogni settimana parleremo dei casi che mi hanno più colpito, saranno casi di paranormale, casi legati alla cronaca nera o comunque tutti quei casi che sono avvolti dal mistero. Oggi parleremo di un famosissimo caso di paranormale che fece molto discutere all'epoca l'opinione pubblica. Fu un caso in cui intervennero anche i famosissimi demonologi, coniugi Warren, che abbiamo visto anche in precedenza in altri casi di cui ho parlato su questo canale, e ha ispirato anche un film nel 2009, The Haunting in Connecticut, qui in Italia conosciuto come Il Messaggero. Ma iniziamo subito, siamo nel 1986 e la famiglia Snedker, composta dai coniugi Carmen ed Al e i loro tre figli maschi di 13, 11 e 3 anni, più una figlia sposata che si era separata e aveva avuto due figli, vivono tutti insieme. Decidono di trasferirsi da New York in una cittadina di Sutton, in Connecticut. Sono una famiglia quindi abbastanza numerosa. La scelta di trasferirsi da New York a questa cittadina è in un certo senso una decisione forzata, perché il figlio Philip di 13 anni purtroppo soffre di un tumore al sistema immunitario chiamato linfoma di Hodgkin. Quindi per le cure era importante che fosse vicino all'ospedale e questa casa si trovava proprio di fronte a questo ospedale. Pare che fosse una famiglia con diversi problemi economici, perché innanzitutto avevano le cure del figlio che erano molto costose ma comunque assolutamente necessarie, e poi avevano investito tutti i loro risparmi in questa casa. Però Carmen ed Al erano veramente molto soddisfatti, perché il prezzo d'acquisto per questa casa era molto più basso al prezzo di mercato, quindi loro erano davvero contenti. Oltretutto la casa era davvero grande, ben tenuta, e quindi era perfetta per tutte le necessità che richiedeva la loro famiglia. Ma nei giorni successivi vengono a scoprire dai vicini una cosa davvero curiosa. Questa casa, chiamata Hallan Home, era stata una ventina d'anni prima un'agenzia di pompe funebri. Le stanze erano state adibite a sale per la preparazione dei cadaveri prima del loro funerale. Un giorno avviene una cosa davvero assurda, perché mentre Al sta portando degli scatoloni giù nel seminterrato, fa una scoperta davvero inquietante, perché troverà dei resti di bare, etichette per i piedi dei defunti dove indicavano appunto il nome e il cognome del defunto, un'etichetta per la testa, degli attrezzi per le autopsie, delle foto post mortem dei cadaveri e diversi oggetti personali di questi defunti. Ovviamente questa scoperta condiziona tantissimo, ridimensiona l'entusiasmo di questa famiglia per questa casa, però cercano appunto di non farsi suggestionare dal passato che ha, perché la casa è in ottime condizioni. Furono bastati veramente dei piccoli accorgimenti per renderla ospitale, ma poi la cosa più importante che a loro interessava era che fosse il più vicino possibile appunto all'ospedale, perché la cosa importante era che Philip non facesse troppo su e giù da New York a questa cittadina. Quindi lasciarono le cose come stettero e cercarono di andare avanti. I primi giorni in questa casa passano abbastanza tranquillamente. Philip, per evidenti motivi pratici, viene sistemato in una grande sala nel seminterrato insieme a suo fratello Bradley, ma questa scelta risulterà un po' infelice, perché
I coniugi divideranno la stanza dei ragazzi dalla stanza mortuaria dove avevano fatto tutti quei ritrovamenti solo chiudendola a chiave, mentre tutto il resto della famiglia si sistemerà nelle camere al piano di sopra. Oltretutto, Carmen fa una scoperta curiosa, nel senso che ogni porta di questa casa ha appeso sopra un crocifisso. Non dà molto peso a questa cosa perché crede che sia normale, dato che era stata questa casa in precedenza un'agenzia funebre. Qualche giorno dopo la famiglia comincia a scontrarsi con i primi fenomeni paranormali ed il primo a capire che in quella casa c'era qualcosa di strano, qualcosa che non andava, è proprio Philip. Philip difatti comincia a sentirsi a disagio nella sua stanza, come a sentirsi osservato, e dichiarerà anche di cominciare a vedere delle strane presenze. Ma i genitori non credono molto a questa cosa, pensano di più che Philip abbia delle allucinazioni dovute alle cure mediche che stava affrontando per il cancro. Nei giorni successivi però Philip cambia drasticamente umore, comincia a diventare schivo, violento, aggressivo, ha degli scatti d'ira davvero immotivati, diventa più cupo, comincia a vestirsi sempre con dei vestiti neri e compone delle poesie davvero inquietanti. Tutto questo viene ancora giustificato dal fatto che Philip stesse assumendo dei fortissimi farmaci. Nel frattempo comincia anche ad appassionarsi a dei libri che trattano di demonologia. Il ragazzo comincia a parlare di sentire suoni, rumori strani, folate di aria gelida provenire nella sua stanza, di ombre umane che sia di giorno che di notte vedeva scivolare lungo i muri. E in particolar modo parla di un rumore molto simile ad una piccionaia e un intenso sbattere di ali. I genitori però continuano ancora a pensare che Philip avesse delle allucinazioni dovute a questa terapia che era davvero tanto aggressiva, tanto da portare Philip a non riuscire ad alzarsi neanche dal letto perché era veramente svuotato da tutte le sue forze ogni volta che prendeva questi farmaci. Quindi arrivano al punto di non far più neanche caso a quello che Philip gli racconta, benché anche loro cominciano ad avvertire delle strane sensazioni, dei rumori, degli incubi notturni, si sentivano come spiati all'interno di questa casa e a volte sparivano degli oggetti o si rompevano, però non hanno attribuito queste cose ad un qualcosa di paranormale. Philip però comincia ad accusare il colpo di non essere creduto e di non essere preso sul serio, quindi pian pianino diventa sempre più silenzioso ed introverso, perché la famiglia non gli crede. Di conseguenza tutto questo nervosismo di Philip sfocia poi in violenti attacchi d'ira immotivati e anche diversi fortissimi attacchi di panico. Ma la situazione comincia a preoccupare i genitori quando il ragazzo inizia ad interessarsi ad alcuni libri esoterici che il padre teneva nella sua libreria. E le poesie che scrive in versi sono legate alla necrofilia. E quando gli chiederanno delle spiegazioni su queste poesie, lui dice che lo ha aiutato un uomo. Philip comincia veramente a questo punto a preoccupare i genitori perché si sveglia di notte in preda al panico urlando, e quando i genitori accorrono da lui
La spiegazione che lui gli dà è quella di vedere tantissimi cadaveri nella sua stanza che gli parlano e racconta di vedere un uomo molto alto e magro con gli occhi nerissimi. E Philip ripeterà il nome di quest'uomo in continuazione. Un giorno, però, purtroppo avviene davvero un fatto terribile, perché Philip, si dirige al piano di sopra nella camera di sua cugina e senza alcun motivo va fuori di testa, la aggredisce e tenterà di stuprarla. I genitori, scioccati da questo fatto, chiamano la polizia. Philip verrà sottoposto ad una perizia psichiatrica dove gli verrà diagnosticata la schizofrenia. Verrà ricoverato in un istituto psichiatrico e cercheranno di guarirlo. E con il tempo sembra davvero migliorare, tanto che dopo 45 giorni fa ritorno a casa. Adesso, amici, questa notizia prendiamola con le pinze, quella che sto per darvi, perché io la riporto per dovere di cronaca, però l'ho trovata solo in un sito durante le mie ricerche e non ne ho avuto altre conferme. Quindi, ad un certo punto, la preoccupazione di questa famiglia ha davvero un culmine perché Philip si presenterà in stato confusionario a casa dei vicini dicendo che stava cercando una pistola per poter sparare a suo padre. Quindi non so se questa cosa sia vera, io ve lo dico, però da una parte l'ho letta, però poi cercando da altre parti non veniva più riportata questa notizia. Non sappiamo appunto se sia vera oppure no. Carmen decide di parlare con l'oncologo di suo figlio per chiedergli se la terapia che stava seguendo Philip potesse causargli degli effetti collaterali, comportamentali e visivi che lo stavano davvero disturbando. Ma l'oncologo gli dice di no, che non c'è alcuna possibilità che questi farmaci potessero portare in Philip delle allucinazioni o dei deliri. Dopo aver parlato con il medico, i genitori, avendo avuto conferma del fatto che appunto questi medicinali non avessero interferito nella psiche di Philip, cominciano a pensare che tutti i racconti e tutti gli atteggiamenti strani che aveva avuto Philip potessero avere un fondo di verità. Da quel giorno in poi, infatti, la casa comincia a diventare un teatro di eventi sempre più strani e violenti. E tutta la famiglia comincia a sentirsi a disagio perché si sentono come osservati. Quindi Philip non è più l'unico ad essere testimone di questi strani eventi, perché per esempio Carmen comincia a notare sempre più spesso che l'acqua esce di un colore stranissimo, rosso fluido, come se fosse proprio del sangue. Ma la spiegazione razionale che lei si dà è che le tubature sono talmente vecchie e arrugginite che l'acqua può uscire anche di questo colore così scuro. Ma quando anche una delle nipoti racconta che durante la notte alcune volte si è sentita afferrare da delle mani invisibili e gelide, lì le spiegazioni cominciano a non bastare più. Cominciano ad avvertire dei cambi di temperatura, le luci che si accendono all'improvviso nonostante che Al avesse svitato tutte le lampadine. Sentono degli odori sgradevoli come di carne in decomposizione, ma la cosa più strana è un'infestazione di corvi che si appostavano sul filo della luce di fronte a casa e che sembrassero spiare Carmen, fissarla per tutto il giorno, tanto da farla sentire in soggezione dentro casa sua. Carmen comincia a trovare anche in giro per casa, nei cassetti, negli armadi, in cucina,
delle foto di cadaveri dove prima non c'erano e questa cosa comincia davvero a spaventarla. Tutto comincia ad assumere un senso veramente di mistero e Carmen più prende coscienza che c'è qualcosa all'interno di questa casa e più gli eventi si intensificano. Carmen e una delle nipoti arrivano a parlare di veri e propri tentativi di abuso da parte di queste presenze, di abusi sessuali. Carmen dichiara che si sentì una notte, mentre dormiva, sganciare il reggiseno. In seguito scopriranno che uno dei dipendenti della casa mortuaria praticava degli atti di necrofilia. Nei giorni seguenti Carmen viene proprio aggredita fisicamente, viene presa e scaraventata al suolo da una forza invisibile. Tutto questo comincia a diventare davvero pesante, oltretutto anche la nipotina comincia a sentirsi osservata nella sua stanza, dice di sentire dei rumori provenire dall'armadio e pensa che i pupazzi addirittura la stiano osservando, tanto da prendere e scappare più volte nel cuore della notte dalla sua stanza. Per oltre un anno e mezzo questa famiglia viene vessata da questi eventi paranormali e la più bersagliata è proprio Carmen, che accusa in diverse circostanze dei lividi, dei graffi, delle spinte di punto in bianco da delle forze invisibili. Carmen notò anche una cosa particolare. Tutti questi eventi su di lei avvenivano nelle giornate in cui aveva ripreso o sgridato Philip. Sembrava quasi che questa presenza volesse proteggere il ragazzo. Nel frattempo anche lei comincia a vedere un'ombra che sembra seguirla nelle stanze. A volte sembra solo un alone, a volte sembra proprio una figura tangibile, tanto da arrivare anche a descriverla. Carmen descriverà due figure ben distinte. Una alta e magra con pochi capelli, occhi neri come la pece, vestito di scuro, con un sorriso molto largo ed inquietante e con occhialini piccoli e rotondi, mentre un'altra figura era un po' l'opposto, aveva dei capelli lunghi e bianchi e gli occhi completamente bianchi. Alan però purtroppo era sempre fuori per lavoro e ogni volta che Carmen o Filippo o qualcun altro della famiglia gli raccontava di questi eventi paranormali, lui cercava sempre di sminuirli. Carmen però cercò il bisogno di trovare qualcuno con cui confidarsi e lo fece con il parroco, ma purtroppo anche lui non si mostrò molto interessato a tutto quello a cui Carmen poi gli raccontò. Ma Carmen non si dà per vinta e decide di fare delle indagini sul passato di questa casa. E scoprì non solo che la struttura aveva ospitato tantissimi morti, solo per il fatto che comunque era stata un'agenzia funebre, ma appunto, come vi avevo detto all'inizio, scoprì anche che una persona che lavorava lì dentro si era macchiata di atti veramente indicibili, praticando la necrofilia sulle salme presenti. Alan comincia a credere a quanto gli era stato raccontato da tutti, quando anche lui personalmente è testimone di alcuni eventi, come quadri che cadevano da soli, risate inquietanti lungo i corridoi della casa e una presenza scura che si scivolava sui muri. E
E da qui, insieme alla moglie, decidono di contattare Ed e Lorraine Warren, i famosi esperti del paranormale. I Warren si trasferiscono con gli Snedeker per qualche giorno, facendo appunto delle ricerche. Confermeranno quello che aveva già scoperto Carmen da alcune sue indagini, cioè che un dipendente si era macchiato appunto di questo crimine di necrofilia sulle salme. Ma non solo, perché scopriranno anche che in questa struttura erano stati fatti dei riti satanici e delle sedute spiritiche, e che quella casa non era infestata solo dai fantasmi, ma vi erano anche delle presenze demoniache, e che queste nel sofferente Philip avevano trovato un varco per poter accedere al nostro mondo esistenziale. I Warren sostengono anche che le presenze che ci sono all'interno della casa sono le anime di quelle salme che purtroppo erano state abusate da quel dipendente dell'agenzia funebre. Scopriranno anche un giorno che all'interno di una camera da letto vi era una botola che serviva per il trasporto delle bare, e di notte si sentiva un fortissimo rumore come di un paranco che stesse ancora trasportando queste bare. Quando Ed Warren si precipita sotto la botola per vedere che da che cosa proveniva questo rumore, fa una scoperta molto inquietante, perché vede due donne che ballano in cerchio, ma quando Ed si avvicina a loro, queste due donne spariscono improvvisamente. Si tentò vanamente di coinvolgere il parroco del paese per attuare un esorcismo, ma purtroppo il parroco non ne volle proprio sapere. Allora gli Snedeker decisero di mostrarsi in TV, in modo che per esporre innanzitutto il loro caso, in modo che la chiesa non potesse più tirarsi indietro, e con l'aiuto dei Warren ottengono l'attenzione mediatica che stavano cercando. Infatti l'esorcismo alla casa fu fatto il 6 di settembre del 1988. A loro dire l'esorcismo pare che abbia avuto successo, ma purtroppo dopo solo poche settimane i fenomeni paranormali tornarono più forti di prima, tanto che i Warren consigliarono alla famiglia di trasferirsi altrove perché le loro vite erano in pericolo, e così fecero. Della famiglia Snedeker non si saprà più quasi nulla, se non purtroppo una bruttissima notizia, e cioè che Philip morì nel gennaio del 2012 a soli 38 anni. Dopo la famiglia Snedeker, ad Allan Home si susseguirono diversi proprietari, però nessuno di loro ha dichiarato di aver avuto a che fare con fenomeni paranormali. Questa storia ha ispirato almeno due libri e la pellicola appunto The Haunting in Connecticut. Qualcuno dice che i Warren ci abbiano messo un po' lo zampino per creare questa storia in modo più spaventoso e per poter vendere di più. Mentre i Warren stessi, io ho letto che hanno dichiarato che quello che viene descritto nel film non è niente in confronto a quello che è successo realmente in quella casa, perché all'interno di quelle mura si sono verificati degli eventi veramente drammatici. Certo è che questo fu stato dichiarato uno dei casi peggiori a livello di infestazioni demoniache di tutti gli Stati Uniti. Molte cose rimasero nascoste dentro le mura di Allan Home, cose che poi però gli Snedeker riuscirono a raccontare. Per esempio che gli abusi sessuali da parte di queste presenze verso Carmen e una delle nipotine non furono gli unici abusi, perché anche Al dichiarò che qualche presenza abusò di lui. Adesso scusatemi, ma io quando ho sentito questa cosa sono rimasta un po' interdetta.
Queste forti dichiarazioni ovviamente lasciarono un po' di punti di domanda. Oltretutto vennero rilasciati anche in diversi talk show e pare che siano anche reperibili online. Ma oltre a spiegare proprio come erano avvenuti questi tentativi di abuso, raccontarono anche di un altro fatto che non si sapeva, e cioè un tentativo di omicidio da parte delle presenze nei confronti di Carmen. E raccontano che un giorno, mentre era sotto la doccia, la tendina gli si appiccicò al collo tentando proprio di soffocarla. Carmen visse grazie ad un pronto intervento della nipote che riuscì a appunto togliere questa tenda dal suo collo. Carmen dichiarerà anche che quando hanno acquistato questa casa loro non erano a conoscenza appunto di tutto il passato della struttura, che fosse stata un'agenzia funebre, perché probabilmente forse non l'avrebbero acquistata. Ma il vecchio proprietario, Darrell Kern, dichiara il contrario. Lui sapeva appunto che questa struttura era stata una casa funeraria e dirà che era stato proprio lui a metterli al corrente di questa situazione. Amici, su tutta questa storia ci sono ovviamente dei pareri contrastanti. C'è chi non crede assolutamente a questa storia e si dice appunto che abbiano inventato tutto per averne un riscontro economico, guardando anche il fatto, i libri, il film, portati dal fatto anche della difficile situazione economica in cui versavano, mentre molti altri credono a tutto quanto venne da loro raccontato. Amici, siamo arrivati al termine di questo video. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Io ovviamente vi ricordo che riporto i fatti che mi colpiscono di più e ve li racconto al meglio delle mie possibilità. Cosa posso dirvi? Personalmente, ovviamente non posso sapere se questa storia è vera oppure no. Ci sono delle cose che mi hanno lasciata un po' perplessa, come appunto gli abusi sessuali da parte di queste presenze. Quelle cose lì mi hanno lasciato un po' così, però non possiamo appunto escludere che queste cose siano successe. Diciamo che ad un certo punto forse io avrei fatto i bagagli e me ne sarei andata, però il fatto che loro avessero questa casa proprio di fronte all'ospedale dove Philip seguiva le sue cure, quello potrebbe essere stato un motivo più che valido per non lasciare questa casa. Perciò, amici, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Vi mando un bacio grande. Ciao, amici!